Il 6 gennaio del 2021, Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce, ricorda la sua consacrazione episcopale ricevuta da Giovanni Paolo II e quella frase che divenne il mandato del suo episcopato, diventare ministri dell'Epifania. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore per i tanti doni che ci fa. Non siamo noi a portare i doni come i magi. È Lui che ci ricolma continuamente dei tanti doni, espressione di quella tenerezza di amore con cui il Signore accompagna il nostro cammino. Ma oggi vogliamo comprendere il significato di questa festa, di questa solennità. Epifania del Signore. Ricordo sempre le parole con cui 31 anni fa San Giovanni Paolo II parlò, eravamo 12 vescovi di ogni parte del mondo. E il compito che ci affidò fu quello di essere ministri della divina Epifania, ma lo siamo tutti. Che cosa significa essere ministri della divina Epifania? Significa che dobbiamo far conoscere, dobbiamo manifestare il primato di Cristo nella nostra vita, metterci a servizio del suo essere Signore del tempo e della storia. E trovare la forza perché percorriamo sempre questa strada. In questi giorni abbiamo parlato spesso della strada, era la liturgia che ce lo chiedeva. Leggendo il Vangelo incontriamo queste figure misteriose, i magi. La fantasia si è sbizzarrita nel corso dei secoli, re, astronomi, maghi. Persone che cercano la stella, sono guidati da una stella e la seguono, ma sono persone che conoscono le scritture, anche se sono dei pagani, perché la stella si ferma a Gerusalemme e vanno dal re e domandano: dov'è colui che è nato? Il re dei Giudei. Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. Queste parole ci dicono che per questi pagani è qualcuno più grande di tutti, è Signore da adorare. Nel libro dei Numeri troviamo la profezia di Balaam. L'abbiamo ascoltato nel tempo di Avvento. Un re nemico lo manda a imprecare contro il popolo di Israele. E suo malgrado Balaam, invece di imprecare, loda il popolo di Israele e parla di una stella, la stella che i magi vedono come guida per il loro cammino. I magi arrivano attraverso peripezie varie con l'inganno di Erode, ma non con l'inganno del Signore. Arrivano e trovano il bambino, la stella si ferma dove vive il bambino con sua madre. Entrati nella casa provarono una grandissima gioia. Videro il bambino con Maria sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Forse sono i primi pagani che riconoscono in Gesù il Signore e offrono dei doni significativi, noi diamo delle interpretazioni, riconoscono la sua signoria. Il Vangelo si conclude ricordandoci, l'Evangelista Matteo è quello che ci parla sempre dei sogni, i sogni di Giuseppe, anche i magi. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode,
per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Dopo aver adorato il Signore, cambia la loro vita. È una vita nuova, è una vita diversa da quella che hanno percorso fino ad arrivare davanti a Gesù. Dopo che abbiamo incontrato il Signore, la nostra strada deve necessariamente cambiare. Se lo riconosciamo Signore, dobbiamo accogliere da Lui il mandato, quello di annunziarlo, di riconoscerlo, quello di manifestarlo, in particolare con la nostra vita, con le nostre opere, forse anche con le parole. È l'altra strada che chi incontra Cristo deve iniziare a percorrere. Forse siamo arrivati a Lui in tanti modi, in modi maldestri, strani, ma nel momento in cui ci prostriamo davanti a Lui, nel momento in cui lo riconosciamo Signore, la nostra strada è quella che ci indica Lui. Non c'è più bisogno della stella, c'è Lui che guida il nostro cammino, la Sua parola che lo orienta, che lo specifica, che lo invita nelle tante scelte che dovranno accompagnare l'esistenza di uno che ha adorato il Signore, di uno che riceve da Lui il mandato, farlo conoscere, manifestarlo. Quanta fatica però in questo impegno e in questo compito, tutti. Questa mattina mi interrogavo su questa parola, su questo mandato di San Giovanni Paolo II. Sono stato ministro della Divina Epifania. Io lo so, lui lo sa meglio di me. E probabilmente ha da dire che in fondo qualche volta ho sbagliato strada. Non lo ho manifestato in tutta la sua forza, in tutta la sua evidenza, in tutta la novità che egli ha generato e genera continuamente nella nostra vita, nella mia vita. Noi lo sappiamo, è con noi, continuamente lo riconosciamo, lo invochiamo, è il Signore della nostra vita, ha preso dimora in noi. Però, forse qualche volta deve faticare molto il Signore per rimanere, perché la strada diversa che Lui ci indica e per la quale ci manda come Suoi testimoni, qualche volta tendiamo di cambiarla, di renderla un po' più consona ai nostri progetti. È Lui che ci parla, è la Sua parola che ci indica la strada. Le nostre parole hanno senso solo se sono eco fedele di questa parola che continuamente risuona nella nostra vita. E la parola è Lui, ci ha detto l'Apostolo Giovanni, l'Evangelista Giovanni. Lui è il Logos, la parola che si è fatta carne e sta con noi, dimora con noi. Quasi a ricordarci continuamente che non possiamo tornare indietro, non possiamo tentare di riprenderci la strada che ci ha condotti a Lui. Una volta che siamo arrivati davanti a Lui, lo abbiamo adorato e riconosciuto Signore, ci ha detto l'altra strada da percorrere, la sua. Oggi allora vogliamo invocare in modo particolare, ma lo facciamo sempre ed è bello, vogliamo invocare l'aiuto e il sostegno della Santa Madre di Dio. È lei che mostra il Figlio suo a noi, è lei la Madre che ci indica che solo facendo quello che Lui ci chiede la nostra vita cambia e diventiamo in qualche modo ministri della potenza, della gloria del Signore. Fate quello che Egli vi dirà. La incontriamo nel gesto che in questo tempo del Natale la liturgia ci ricorda sempre. Maria tace, medita, conserva nel suo cuore l'incontro con il Signore. Nel suo cuore c'è posto anche per l'incontro che il Signore ha avuto con noi. E lei continua ad accompagnarci con la sua intercessione, perché nonostante le fatiche e le difficoltà, l'altra strada che il Figlio ci ha indicato sia percorsa fino in fondo.